Ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, se avete visto il mio video precedente, avete visto che sono arrivati tutti i trucchi che mi ha regalato mio marito per il mio compleanno. C'era anche una mystery box, l'ho comprata da Pink Panda, ho speso intorno a una quarantina di euro. E c'era una mystery box con dentro alcune cose. Comunque, vi rimando al video precedente, così vedrete. Allora, poi vi chiederò alle amiche più care, chiederò quali sono le palette che vogliono vedere provate. Voi andate a vedere sull'altro video che ho fatto le foto, ho fatto tutto, diciamo, ho fatto il video con i prodotti e il video con le foto e niente, e sceglierete sono tante, quindi ne sceglierete una per volta e vediamo che trucco riesco a ricavare con quelle palette. Adesso faccio il trucco con questa palette, che è una di quelle regalate che era nella Mystery Box, ed è una palette con i colori pastello. Vi faccio vedere. Sono molto carini questi colori, perché vanno da tutto il colore dell'arcobaleno, quindi, e poi dai nude. Quindi credo che si possano fare un po' di cose. Io, sapete, non è che sono poi quella gran truccatrice, però insomma mi piace pasticciare. Allora, con quale iniziamo? Allora, chiaramente io inizierei con il colore più neutro e ho già fatto la mia base. Allora, io continuo a posizionarli con le dita, poi successivamente allora li sfumo con i pennelli, ma adesso io li posiziono con le dita, almeno riesco a non esagerare con la quantità. Non so per quale motivo, quando lo faccio con i pennelli faccio dei casini, quindi preferisco. Allora, su tutta la palpebra mobile ho messo questo, che è mi sembra un matte. Allora, poi, visto che ho voglia di usare questi due colori che io adoro, il turchese, l'azzurro, eccetera, 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 allora metterò un pochino di questo. Vediamo anche se sopra all'altro colore si riesce a vedere, perché non necessariamente, sì, non rimane tanto scrivente sul nude. Probabilmente bisognerebbe fare il tinta su tinta, però mi piace lo stesso. Io sono abbastanza, ecco, vediamo poi quando lo sfumeremo. Come sarà? Amo queste tinte sul verde, l'azzurro. C'è questa, che io lo metterei qua al centro, perché un pochino, guardate che bello che ha questo colore rilucente. Ok, lo metto fino qua in alto. E poi questo io lo metterei anche in questa parte. Vediamo tutte le dita, così non faccio troppi pasticci. Ok, adesso prendiamo il mio, questo qua, cicciottino sempre, e vediamo di sfumare. Vediamo come sfumando che cosa esce, se continuano a vedersi oppure se vengono mischiati. Insomma, allora considerate che questa è regalata, quindi non ho nemmeno idea di che genere sia questa palette, perché non capisco neanche la. Ah sì, sempre della Revolution. Chiaramente marca economica, però io preferisco comprare i trucchi. E con avere, che ne so, un paio di palette di quelle super costo, e poi il resto avere tutta una serie di palettine tutte colorate low cost. Allora, io direi che qua potrei proprio lasciarlo così, mettere semplicemente un pochino di nero, che userò
questa matita della Neve Cosmetics. Insomma, non ha tanto punto, ma io me ne frego. Anzi, facciamo la punta. Ok. Sì, facciamo la punta. Un corno. Vediamo se abbiamo, perché ho tutti i temperini, che non è che siano proprio al massimo. Mi hanno insegnato che quando si fa la punta bisogna fare un giro completo e poi guardare, tirare fuori. Ecco, esattamente, che così viene così la punta. Voilà, questo è fatto, dovrebbe andare. Tra l'altro questa neve, le matite sono molto molto buone, sono veramente buone. Eccolo qua, facciamo lo stesso dall'altra parte. Ecco. Chissà perché da questo lato vengono sempre, la riga viene sempre un po' meglio. In questo modo vado vicino alle ciglia in modo da non fare. Ok. Qua, anche qua, così cerco di calcare un pelino di più, poi prendo il pennellino sì, comunque non mi dispiace il. Allora, prendiamo questo. Oh là là. Voilà. Non mi sembra neanche che sia caduto tanto il colore. Che sempre il problema è sempre questo, a parte che ce l'hanno anche le palette costosissime, perché non c'è bisogno. Tante volte uno compra una palette che costa 70 euro e poi fa la discesa delle polveri, e così veramente uno ha veramente da arrabbiarsi, perché insomma va bene su. Allora, adesso un pochino di mascara e stop. E io il trucchetto qua l'ho finito, perché non è, oltretutto non, sì, allora questi colori non è che sono particolarmente scriventi, però ho visto appunto che non ho 15 anni che se rimangono un po' meno visibili non succede nulla. Poi vedremo con gli altri che hanno dei colori veramente molto molto accesi, perché è inutile, io lo so che sono vecchierella, però a me piacciono i colori accesi, mi piacciono un sacco. Allora, io direi che sono pronta. Cosa dite? Lascio i capelli così, perché tanto non devo fare nulla, devo solo uscire a fare la spesa, così insomma, trucco normale. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Bacione!